il momento, amici di Bici Sport, di qui Bici Sport.it, delle pagelle. Siamo con Stefano Garzelli. Stefano, hai seguito il Tour of the Alps dai microfoni della Rai con Falcani, il tour appena finito. Simon Yates, ti aspettavi questa vittoria così netta del britannico? Mi aspettavo un Simon Yates in condizione, perché è un corridore che si prepara sempre alla perfezione quando deve preparare un appuntamento importante come il Giro d'Italia. Senza dubbio ha dimostrato già una condizione eccellente. Ora quello che dobbiamo capire è se erano i suoi diretti avversari, soprattutto per il Giro d'Italia, ancora un po' troppo indietro di condizione, o lui forse troppo in condizione. Però tutte e due i casi potrebbero essere entrambi i casi. Un corridore che ha già perso un Giro d'Italia, quindi sa, io penso che sta bene, sarà protagonista nell'arco delle 3 settimane, quindi non è già troppo in condizione. È sicuramente uno dei grandi favoriti di questo Giro, secondo te? È in condizione, soprattutto con, se andiamo a analizzare la prima settimana del Giro d'Italia, è già una settimana molto esigente, quindi deve arrivare con un'ottima condizione, quello che magari non potrà avere Vincenzo Nibali dovuto all'infortunio. Chiaro. E Bernal, chiaramente, e Nibali qui al Tour of the Alps non ci sono stati per defezioni che ben sappiamo, però la rivalità insomma si è accesa e abbiamo visto Bilbao e Vlasov, che sono altri due corridori che possono essere insomma dei protagonisti al Giro. Ma Bilbao penso che sarà soprattutto un punto d'appoggio per il suo capitano Mikel Landa. Me lo aspettavo al via di questo Tour of the Alps, perché penso sempre che sia un punto molto importante per capire la condizione. Non è stato al via il corridore basco Mikel Landa, mentre Vlasov io potrei anche ipotizzarmelo sul podio del Giro d'Italia, perché è un corridore molto interessante. Bisognerà capire nelle 3 settimane, però anche il team Astana ci punta tanto. Ci punta molto, e Vlasov l'anno scorso al Giro è stato anche un po' sfortunato, sì. Era stato male di stomaco sin dalla seconda tappa, dove poi appunto certo. Aveva anche abbandonato la corsa. Ma secondo te Landa, che ha preferito il ritiro in altura, allenarsi in altura, ha fatto bene, o è sempre meglio invece correre magari una gara così competitiva? Solitamente, per quanto mi riguarda, l'approccio ideale è un blocco di lavoro in altitudine, successivamente una piccola corsa a tappe per trovare il ritmo che magari perdi in questo blocco di lavoro. Sono scelte che ormai sono molto valutate da parte soprattutto dei preparatori, quindi non sta a me dire se sia la scelta giusta o no, lo vedremo tra 2 settimane. Sta facendo. Un altro ragazzo giovane della squadra di Savio, Sepeda, miglior giovane qui alla Tour of the Alps. L'Androni insomma e Savio sfornano in continuazione giovani promettenti. Ti aspettavi anche da lui un Tour of the Alps così importante? No, non me lo aspettavo. Corridore classe 1998, corso relativamente poco in Italia, però ha fatto vedere che quando la salita iniziava a diventare dura in doppia cifra, è sempre stato tra i protagonisti e ha colto un ottimo 4° posto in classifica generale. Ok, i due assenti, abbiamo parlato prima, li abbiamo accennati, Vincenzo Nibali e Bernal. Bernal tra l'altro si è girato un po' la voce che addirittura possa essere in dubbio per il mal di schiena. Cioni invece ce l'ha smentito questa mattina. Vincenzo recupererà, speriamo, insomma, presto al via. Che giro potrebbero fare l'uno e l'altro secondo te? A Vincenzo stava facendo un approccio perfetto, un grande blocco di lavoro al Teide, la corsa, quella che abbiamo appena commentato, era perfetta per rifinire la condizione. Dovrà iniziare il giro con testa, con fatica, salvarsi nella prima settimana e poi capire come sarà la sua classifica, soprattutto dopo 10 giorni. Per Bernal è un po' un'incognita anche per me, non so come possa stare, un punto interrogativo. Me lo aspettavo qui, vederlo correre, ha fatto un buon inizio stagione, è stato protagonista, però troppi alti e bassi ultimamente. Vero, e magari appunto i corridori che abbiamo visto qui già al Tour of the Alps proveranno ad attaccare sin dall'inizio proprio per sfruttare questa situazione di possibile, diciamo, difficoltà di Nibali e Bernal. Ciccone invece, ultimissima domanda, anche lui in altura. Giulio Ciccone ha fatto la scelta di andare a Sierra Nevada ad allenarsi, di rinunciare al Tour of the Alps. Scelta da parte della squadra. Io non sono mai
favorevole a queste decisioni, perché sono convinto, almeno dall'esperienza mia personale negli anni con cui ho corso una piccola corsa tappe prima del giro, mi faceva bene, soprattutto arrivando da un periodo di lavoro in altitudine che ti rallenta fondamentalmente, ti ingolfa, e soprattutto con un giro disegnato come quello di quest'anno bisogna essere pronti già nella terza, quarta, quinta, sesta, settima tappa, speriamo. Non dobbiamo chiedere troppo, credo, Giulio Ciccone, dobbiamo chiedergli di dare il massimo, non ha mai fatto classifica, non sappiamo fin dove può arrivare, quindi anche per lui sarà un giro molto importante e dovrà capire che corridore è giunto. Conoscersi, perché è chiaro, ormai è il momento di svelare un po' anche le sue carte. E davvero l'ultima domanda, Chris Froome, non rientra nei programmi chiaramente del Giro d'Italia, appunto, ma qui l'abbiamo visto oggettivamente ancora molto in ritardo. Lui è sereno, disteso, dice io tornerò a quello di un tempo, ma Stefano Gazzelli cosa ne pensi? Ho dei forti dubbi, perché comunque ha corso abbastanza quest'anno. Andava subito in difficoltà, la differenza tra stare lì davanti, mentre è andato sempre in grande difficoltà quando la corsa era ancora doveva esplodere. Ho grandi dubbi, spero per lui che possa tornare quello di prima, no, non credo, però competitivo ai livelli che deve avere un corridore con le sue caratteristiche al tuo. Perfetto, è davvero tutto, grazie Stefano per la tua disponibilità, la tua cortesia, e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo alla prossima, ciao.